musica, senti la macchina, rilassati. Ma ho fame. Si muore dopo una settimana, rimane. Da un mese, anzi. Ti ricordo che il primo che si lamentava 2 minuti fa della fame eri tu? Era prima della macchina. Che si ammazza. Antipatico? Sì, siamo Nusa e direi che per il momento tra Nusa e Punta Marina non ci vedo nessuna differenza. Molto turistico, i classici baretti e negozietti ai lati della strada. E Nusa ovviamente ci sono un sacco di cose da vedere, come un fantastico National Park, che però purtroppo... È tutto fantastico, insomma. Sì, purtroppo non avremo il tempo di vedere perché abbiamo scelto un'altra meta, che è l'Australian Zoo. Una delle più grandi zone di conservazione della fauna australiana, e avremo modo di vedere specie, animali e probabilmente piante che normalmente è difficile vedere. Sveglio per mangiare, tornando a dormire. Ma i gatti? I gatti cacciano anche, ce lo vedi a cacciare. Ninna, questo bimbo a chi lo do? Ma secondo te qua dentro, alle 4 del mattino, che cazzo succede? L'Australia Zoo è stato fondato da Terry Irwin, la vedova di Steve Irwin, meglio conosciuto come Crocodile Hunter. Si tratta infatti di un famoso personaggio televisivo nato alla fine degli anni 90. E da parte dell'Australia Zoo c'è un ospedale capace di curare fino a 10.000 animali all'anno, anche attraverso la chirurgia, la riabilitazione e la fisioterapia. Ci stiamo dirigendo verso la spiaggia. La cosa figa è che piuttosto che portare tutta la roba, lei filma. Non lo fa mai. Non ma non è vero, che cretino! Io carico tutto. Ok, gli avevo chiesto di prendere 2 bastoni per attaccare un foulard per fare da ombrellone. Sta arrivando con un albero praticamente. Perché non ti porti dietro la foresta la prossima volta? Ti avevo detto di prendere 2 bastoncini, non un albero! Ho preso le cose che venivano meglio. Ma che cosa hai fatto? Come cazzo ce l'attacco un foulard 20x20 su una roba del genere? Costruiamo una tenda, un TP. Ma
ridere, ho fatto una fatica a bordo. Ma dai, monti qua sopra. Ma questo è il foulard. Siamo guadagnati un quartino d'ombra, perché uno dei due starà sotto l'ombra, cioè uno e mezzo, dai. È caduto, dai, ti assusta a me, dammi la mano. And this to you, Mrs. Robinson. Jesus won't you know, you will know. Whoa, whoa, whoa. Dunque siamo a Every Bay, ci sono zanzare. Bastardi. Oggi è Natale. Non si direbbe, francamente. E oggi andiamo a pranzo da una mia amica di Facebook. Coffee Christmas time. Preparando il barbecue per il pranzo di Natale, e qui si può vedere la vista di tutto il giardino. I'm a hairdresser. Merry Christmas from Australia. Merry Christmas. Merry Christmas from Happy Australia. Happy to see you soon. Happy New Year. Happy New Year. Lots of drinks and happiness for 2016. Mwah. Oh, thank you. You'll have more drinks as we get a little bit more drunk. You'll get some funny ones. Let's do it before. And after. And after.